fiducia e rispetto. Sono i loro nomi. Cioè, il primo passo è qui. Il secondo è qui. Stava cadendo. Mi chiamo Emanuela, vengo da Roma, ho 52 anni. Questa non è la mia vera voce, mi stanno doppiando. Nella vita lavoro... Ha un proiettile... Come ciondolo? Per il mio stesso comune, quindi sono a contatto con il pubblico. E mi occupo in realtà di iscrizioni alla scuola materna. Mi defini... Sembra una simpaticona, Emanuela. Sono tipo un uragano. Quindi quando parlano di me, dice che è arrivata l'uragano, oppure Radiolina, perché c'ho sempre una canzone in testa e la canto sempre. Tipo? So, cantarti un Simon Garfunkel con The Sound of Silence. Oh, la famosa più, la canzone più famosa del mondo, ok. Mi piace De André, mi piace anche qualcosa di Dalla. Basta che tu non la, basta che non la Dalla, non darla al primo appuntamento. Questa è una battuta, ed è perché spesso, perché la Dalla... Quando tu la dai da femmina, ok, da qualcuno che comunque ha una vagina, si riferisce al fatto che stai dando appunto la vagina, che la stai dando, ti stai concedendo, vuoi scopare. E lei prima ha detto, ascolto qualcosa di Dalla, giusto? Allora io ho unito le due cose e ho detto non darla, no? Non è che la dai, non Dalla, perché lei ascolta Dalla e Dalla è imperativo del verbo dare, Dalla. Seconda persona, e quindi la battuta sta in questo, che comunque lei è nel primo appuntamento, quindi è meglio che non la dia subito, no? Perché pure al buio, che succede? Oh, ciao Isabel, stavamo parlando di figa, ed è rarissimo in questo canale, e quindi questa era la battuta. Se volete darmi ok. Se volete darmi un piccolo voto da 0 a 10, perché mi sto iniziando ad allenare nella comicità, che ora devo ritornare su YouTube e devo vedere. 0 su 10, ok su 10, orribile. 2 su 10, 0 0 0 0 0 4 3 0 2 10 su 10, non ci credo. 1 3 Terribile. Buonasera. Ciao, i miei difetti, ne ho una montagna, sono testarda. Io sono Barbara, la maître. Ciao, io sono Manuela. Manuela, ben arrivata. Grazie. Posso prendere la giacca? Magari, se c'è qualcosa che non va, io te lo devo spiegare, te lo devo far vedere, te lo devo dire. Grazie. Mi aspetti pure qui, arrivo subito. Grazie. Qui. I primi tempi... Alla gente sono antipatica, ma... Ehi, fissita! Battuta talmente bella che mi abbono. Non me lo merito. Non è un problema il mio, è solo il loro. Perché io sono così, quindi... Che bello vederla così contenta. Sì, sono molto curiosa. Mi fa... Di mangiare? Molto, molto piacere. Non perché è grassa, perché l'ha detto la tizia di prima. Sono stanca. Io sono assolutamente indipendente, sia cerebralmente che fisicamente, che materialmente, perché comunque lavoro, sono a casa. Guido bene, molto bene, faccio dei parcheggi veramente da paura. Lei è la prima del suo tavolo. Ok. E se gradisce, intanto magari l'accompagno per un aperitivo. Ah, grazie. Questo è il mio primo appuntamento al buio. No, sono emozionatissima, sono stressatissima. Si accomodi pure. Grazie. Oddio, vabbè. Porco Dio, mi hai fatto cagare addosso. Porca madonna, mi hai fatto cagare addosso. Ragazzi, non c'è nessuno, è che mi annoio e quindi a volte faccio cose da solo. Sono pronta. E saremo da lì tra poco. Grazie. Sono single da ben 3 anni e questa cosa inizia a pesarmi perché sono un animale da coppia. Buonasera, benvenuta. Ciao. Aiuto. Le posso offrire un aperitivo? Bollicina, preferisco, okay. Grazie. Una persona con cui scambiare, uscire, fare cose, eccetera. Eh no, perché adesso vivo da solo, no? Quindi
non voglio che arrivi la solitudine, quindi devo fare delle cose da solo. Ci vuole, solo che è un macello. Sempre così sorridente lei? Sì, beh, per forza, se no mi sono capitati uomini. Ti ammazzi? Ti togli la vita? Muori? Li chiami tappetino, quindi qualsiasi cosa dici, loro è sì. Che uomo si aspetta? Di chi parla? Sempre così sorridente lei? Sì, beh, per forza, se no mi sono capitati uomini, li chiami tappetino, quindi qualsiasi cosa dici, loro è sì. I uomini tappetino, conosco, ci sono anche le ragazze tappetino, ci sono le persone tappetino, le odio. Che uomo si aspetta? Simpatico, ironico, socievole, cordiale. Non puoi... Cacio cavallo. Puoi dire sempre sì, perennemente sì, forever sì. No. Tipo bello e dannato. No, oramai adolescenza è passata, mi serve più un uomo concreto. Una delle mie domande tra bocca. Brava. Che tu sono? Qual è l'ultimo libro che hai letto? Oh, merda. Buonasera. Mi chiamo Daniele, ho 48 anni, vivo a Roma. E lavoro come responsabile della sicurezza dei centri commerciali. La vecchia luna. Sono un uomo sincero. Morto. Sono un uomo trasparente. Ci incontriamo camminando. È davvero italiana questa persona, è proprio italiano. Sono divertente. Mi piace leggere. Eccolo. Libri thriller. Oh merda, che paura! Egitto, queste cose qua mi piace. L'Egitto, ho detto Egitto. Thriller dell'Egitto, queste cose qua mi piace. Thriller slash dell'Egitto, quelle cose là, ragazzi, avete presente? Oh! Mi piace l'avventura, tutte queste cose. L'avventura. Buonasera. Buonasera. Piacere, Daniele. La stavamo aspettando. Grazie. Mi reputo molto galante, uno dei vecchi maniere sono. Può darsi l'unico, può darsi. Se posso? Certo, l'aiuto. Che belli che sono. Ai primi appuntamenti come vecchie maniere, un bel mazzo di fiori, uno non sbaglia. C'è già qualcuno per lei? Io l'accompagno. Sì, volentieri. Prego. Il mio tipo di donna ideale, semplice, però con carattere. Buonasera. Ciao. Daniele. Emanuela. Prego. Grazie. Un po' tappetino questa cosa, Daniela, se vuoi detta la mia. Vabbè, gentilissimo. Non una che si adatta a tutto e dice sempre di sì. Tutto bene? Sì, tu? Funziona. Emozionata. sì, emozionata, un po' così. Promosso, vuoi assaggiare, no? Quello che era? Cose. Ragazzi, sei andato lì? È tutto molto frizzantino? Come no? Lei è super elettrizzata. Nessuno dice questa cosa qua. Cristo messo nella croce e dato alle fiamme invece che alla lancia, che cazzo hanno usato per ammazzarlo i chiodi. Nessuno dice lei è super elettrizzata, maledetto il Signore. Sì, ma lui riuscirà a tenerle testa? Vabbè, tu, veramente, non so cosa dire se non una bottutaccia. Rispondi! Facciamo la domanda risposta. Ma che cazzo di reazione è? Testa. Facciamo la domanda risposta. Ma che schifo! Giochiamo a un gioco. Facciamo sto gioco. Vabbè, hai capito, va? Vai, inizia tu, va? Ha detto il gioco inizia lui, vabbè. Sposata, figli. Vabbè, separata, una figlia, adolescente. Anni? 16. 19 anni di matrimonio, finito malissimo, stop. E... No, vogliamo sapere tutto, tutto. Però è nata Penelope, quindi ottimo. E... L'abbiamo chiamata proprio Benevole, quindi cazzo. E... Benevole. Fine. Emanuela, hai detto tutto e niente, incredibile. Io con te. I due gatti e il cane. No. Al piano di sopra. C'è spazio. Al piano di sopra. Perché sotto c'hai il salone, cucina e il bagno. E sopra due camere da letto col bagno e il balcone. Ma io sono da casa mia a fare sicurezza? No. I momenti in cui mi sento sola ci sono. Anche, che ne so, la mia casa ha un panorama fantastico davanti, no? Quindi mi piacerebbe stare su in giardino e godermi il panorama con qualcuno. Qui ci sono due maschi, uno di quasi 20 anni a gennaio e uno quasi di 18 a maggio.
sono separato da 9 anni. Rinunciare alla famiglia è stato molto traumatico, perché avendo i bambini piccoli era più per loro. Credo molto nella famiglia, credo nei valori e tutto quanto. E non ti sei più riposato? Sì, questa oggi cambia, scusatemi, non me l'ha fatto un cazzo. Oggi cambia l'ora, si dorme un'ora di meno. Se non sbaglio, Alexa, oggi c'è il fuso orario? L'espressione fuso orario significa: ciascuna delle 24 suddivisioni longitudinali del globo terrestre, per ognuna delle quali è stabilita l'ora convenzionale che corrisponde all'ora locale del meridiano centrale del fuso. Spero muoia la fidanzata mio fratello. Mi sposato. E a me pure, dai, ok. Riposato. Che cosa hai detto? Mi sposato. Riposato. Ho conosciuto nell'arco. È proprio un uragano questa raga. Nella separazione, sì. Questo qua. Ma ha scorreggiato con la bocca? Sì. Ah no, ha detto Questo qua. Io finché non ho avuto la lettera del divorzio, io non... Ma sembra che non si vogliano capire, c'è stranissimo. Non ho mai pensato di conoscere un'altra, ecco. Allora. Cani, gatti, animali. Cat e tove, l'elefante. Ma non l'ha detto già all'inizio che aveva tipo un gatto e un cane? Non manca più nessuno. No. No che non ti piacciono, no che non ce l'hai. No, non che... ce l'ho dentro casa. Ma l'ha detto all'inizio? O non ho capito niente io come sempre? L'ha detto all'inizio che ne aveva, vero? Marco, ma sincero, in questo momento cosa avresti voglia di fare? Nuotare? Per me la coppia è prima di tutto... C'aveva lei? Non hai capito, ok. Fiducia e rispetto. Poi è bello collaborare. Ma ti piacciono? Sì. Però devono stare... No, che so... Mi danno fastidio. Però che te sale addosso, di cosa, no. Ok. Ma è quello il bello del cane, brutto stronzo, e tu non dire ok in quel modo. Cioè, dove è il mio spazio? Il loro spazio. Ok. Il mio spazio. Ok, il nostro sono in comune. Se io non dovessi piacergli, vabbè, magari ci rimarrei un pochino male. Se sentimo solo... Tipo? Se sentimo solo noi. Ma qui non è colpa mia. Chi sei? Non è colpa mia, io sono sempre così, io sto sempre a 3.000 partite. Cosa non andava. Allora, il mio amico cane Spritz mi ha mandato un video.